I restauri completati del Museo di Santa Caterina per accogliere, oltre all'attesa mostra sugli impressionisti di fine ottobre corrente, anche la replica con l'esposizione del 2018 sembrerebbe già in calendario. L'inaspettato annuncio proprio in occasione della presentazione alla stampa della conclusione dei lavori. Sì, stiamo dialogando con sindaco e amministrazione per poter fare una seconda mostra, dunque potrebbe iniziare a febbraio del 2018. La conferma anche da parte dell'amministrazione comunale, con il primo cittadino che però, forse vista la recentissima esperienza con la provincia, preferisce la cautela. Ecco, ma a me ultimamente piace dire le cose a giochi fatti. Diciamo che stiamo lavorando in modo molto forte, insomma, per andare avanti insieme. Un intervento questo tra pubblico e privato, con i 700.000 euro sostenuti in gran parte dallo stesso curatore per gli interventi di messa in sicurezza del sistema elettrico e di climatizzazione per ospitare con le permanenti sia le opere della Pinacoteca Civica che la rassegna sugli impressionisti. La cultura è un volano di turismo, di rinascimento economico, di sviluppo e il Bailo, Santa Caterina sono dei luoghi fondamentali da cui avere un volano di rinascimento economico. L'apertura della mostra anticipata a venerdì 28 ottobre. Dalle ore 20, terminata l'inaugurazione ufficiale, apriremo al pubblico con biglietto ridotto e apriremo fino all'una della notte. Ricavato anche uno spazio dedicato al 30° anniversario della morte di Goffredo Parise, con un'esposizione di racconti in pittura ispirati ai suoi sillabari.